Salve a tutti, Wachikebari, benvenuti in questo nuovissimo video. Domani, 16 dicembre, uscirà in tutto il mondo Five Nights at Freddy's Security Breach, il tanto atteso videogioco nuovo della saga di FNAF che aspettiamo da 2 anni? Tantissimi mesi? Moltissimi giorni? Sì, è super atteso, sia da me e anche a tutti quanti voi. Cosa voglio dire in questo video? Voglio dirvi le mie opinioni e cosa mi aspetto. Cosa penso di questo videogioco da quello che ci ha mostrato nei trailer, nei gameplay. Questo è un FNAF che mi interessa particolarmente. Molto di più di FNAF VR uscito per PlayStation 4 e altre console che semplicemente erano i vecchi giochi di FNAF, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, più qualche minigioco, qualche animatronic messi insieme con una grafica pazzesca e quello che è, più anche il DLC di Dreadbear che io sinceramente non ho apprezzato. Ma questo nuovo FNAF che ha qualcosa di nuovo, di bello, una grafica mozzafiato, nuovi personaggi molto fighi, mi interessa tanto, 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 tanto. La prima volta che ho visto i primi teaser che erano sul sito di Scott Games, vi ricordate, bellissimo, erano veramente fatti molto bene, soprattutto quelli dove vedevamo gli animatronics messi di spalle, e quando ho scoperto che questo personaggio era un coccodrillo, io ragazzi sono diventato la persona più felice del mondo, perché il coccodrillo è il mio animale preferito, e mi ricordo che c'erano tanti che credevano, ah no, in realtà è Foxy. Ma sono usciti i primi teaser, abbiamo visto Venny, abbiamo visto altre cose, abbiamo visto la Guardiana e poi sono arrivati i trailer. Il primo aveva una grafica abbastanza strana perché era tipo una bozza, qualcosina, però comunque la prima volta che l'ho vista mi ricordo tutti quanti a dire oh mio Dio che gran figata enorme. Poi se non era uscito anche un mini trailer dove ci mostrava qualche altra roba, pochissima, e poi è uscito il trailer ufficiale che mamma mia ha fatto esplodere chiunque, tutti quanti a gridare, a dire oh mio Dio cosa sto guardando. Io mi ricordo ragazzi che quando ho visto la presenza di un certo Music Man, che forse non è il Music Man che conosciamo, attenzione, io ero felicissimo, tantissimo, ero super mega contento e mi sono spaventato a mille. Allora, come avete ben capito, io ho molta speranza per questo nuovo gioco di FNAF. Veramente ragazzi, secondo me forse sarà un grande capolavoro, di più di Sister Location, di più di FNAF 6, di più di Ultimate Custom Night, sicuramente sì. Il gioco sarà previsto anche di minigiochi, per esempio il golf, esattamente ieri è uscita questa concept art di questo luogo dove Gregory gioca a golf in questa palude attrazione di Montgomery Gator. Ma c'è un personaggio che un po' non mi fido, Freddy Fazbear. Beh, io lo chiamerò sempre Glamrock Freddy perché sennò mi confondo col Freddy di FNAF 1. Ma Glamrock Freddy, ok, lui ti aiuta, ti fa entrare al suo interno, tu lo puoi comandare come una specie di Transformer o quel cavolo che è. Però ragazzi, per me Glamrock Freddy forse ci tradirà alla fine. Ma se invece un personaggio che ci aiuta sempre è buonissimo, allora è una bella cosa. Ma Fred Face Security Breach voglio che diventi la mia serie principale da ora in poi, ragazzi. Chi se ne frega se sarà una serie da 30 episodi o molti di più. Io voglio portarlo. Voglio portarlo, ragazzi. So che non sarò l'unico. Vi dico subito, non voglio mettere la webcam perché pare mio rovinerebbe tutto quanto, perché so per certo che volete vedere tutto di questo videogioco. La serie sarà in blind, perché secondo voi ragazzi so già dove andare, in che stanza andare, che cosa fare? No, no e poi no. Proverò in tutti i modi a non farmi spoilerare niente. Quindi cosa farò? Non voglio leggere i commenti, chiaro? Non li leggerò, perché sicuramente ci sarà qualcuno che scriverà ah Joe, lo sai che in realtà il boss finale è bla 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 bla. Col cavolo, sì, ci sono anche le boss battle a quanto pare. Io ragazzi, concludo qua questo video. Spero che Fred Freddy's Security Breach sia un ottimo gioco. Se invece sarà una delusione, ragazzi, non ho idea. Vedremo, sicuramente le opinioni saranno diverse dalle mie.
alle vostre, quello che è. So per certo che Steelwood si è impegnato tantissimo a portarci questo videogioco e basta. Quindi questo è tutto per questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ditemi nei commenti cosa vi aspettate da FNAF Security Breach e ci vediamo domani, forse sperando che andrà tutto bene, con la Let's Play di Security Breach. Ciao ciao!